Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto all'inizio del 2024, Lorenzo Biagiarelli è praticamente scomparso dalla televisione. La sua presenza fissa a Sempre Mezzogiorno è improvvisamente cessata con un annuncio in diretta da Antonella Clerici, che ha comunicato la decisione del food blogger di prendersi una pausa a causa degli eventi recenti. Successivamente Biagiarelli ha confermato sui social media: «Non ci sono più le condizioni per tornare in onda». Non è chiaro se la decisione di lasciare il programma sia stata presa da lui stesso o dalla dirigenza di Rai 1, ma Selvaggia Lucarelli sembra avere le idee più chiare in merito. Durante una diretta con Davide Maggio, Lucarelli ha svelato che Biagiarelli aveva chiesto solo una pausa, ma con l'intenzione di completare la stagione televisiva. Dopo 4 anni di presenza fissa nel programma, Lucarelli ha espresso dispiacere per il modo in cui è stato gestito l'addio di Biagiarelli. Dopo aver lasciato la TV, Biagiarelli si è dedicato a viaggi, scrittura di libri e podcast insieme a Lucarelli. Nonostante l'addio alla televisione, Biagiarelli non ha perso la sua passione per la cucina e continua a condividere ricette e piatti tipici. Attualmente Biagiarelli ha costituito una nuova società insieme a Lucarelli, chiamata Butade SRL, che si occupa di editoria, creazione di contenuti per internet e sfruttamento commerciale di podcast e opere audiovisive. Dopo aver scritto diversi libri, Biagiarelli sembra concentrarsi su nuove sfide e progetti.